Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana. Al via dall'11 al 14 aprile a Lucca, presso il Real Collegio, la terza edizione del Festival del Volontariato Villaggio Solidale, promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato, dal CESVOT e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione. Circa 400 fra relatori e ospiti d'eccezione, un migliaio di volontari coinvolti, 150 organizzazioni che partecipano, fra cui CSVNet, Forum Nazionale del Terzo Settore e Convol. Ricco il calendario culturale, si parlerà del volontariato fra i giovani, del futuro del servizio civile, di protezione civile, di beni culturali, dei cambiamenti in atto nel welfare italiano, del volontariato nel contesto europeo, di comunicazione sociale, della cultura della donazione. Tra le novità ci saranno le lezioni di esperti e testimoni dedicate ad alcuni temi chiave da sviluppare sotto l'etichetta Le parole da riconquistare, con l'obiettivo di restituire significato a termini e concetti dimenticati o trascurati. Tra gli scopi della manifestazione c'è appunto la volontà di ridare forza e valore alle parole che stanno a cuore al volontariato. Quali in particolare e quale significato acquistano in questo momento di crisi? Lo abbiamo chiesto ad Edoardo Patriarca, presidente del Centro Nazionale del Volontariato. Tendiamo a dire ancora una volta che il terzo settore e il volontariato non sono solo soggetti di servizi, diciamo soltanto prestatori di opera, per usare questa brutta parola. Che pure è importante, perché se una persona ha fame gli si deve mangiare, se una persona ha bisogno di aiuto la si aiuta, ma oltre a questo, che poi era il nucleo di un'attività di volontariato, il volontariato, soprattutto quello italiano, si porta dietro una cultura, si porta dietro un progetto, si porta dietro un'idea di persona, di comunità. Risignificare queste parole, care il volontariato, vogliamo ridire proprio questo: siamo sì sulla frontiera del bisogno, delle marginazione, della fatica, ma siamo anche portatori di un'idea di Italia. E le parole, può immaginarsi, sono le parole che oggi spesso vengono usate e abusate e che invece a Lucca vorremmo proprio risignificare: solidarietà, democrazia, partecipazione, libertà, cooperazione, dono. Direi con relatori che sono molto vari, ecco, sono relatori di grande competenza, laici, credenti e non credenti, quindi, come dire, ancora una volta che queste parole sono, appartengono a tutti, ecco, non hanno un'impronta particolare. Il festival è un percorso partecipato che mira a coinvolgere tutta la società civile. Quali sono gli eventi più significativi da segnalare per questa terza edizione? Due o tre, diciamo, le aree su cui vogliamo insistere. Una sicuramente quest'area del welfare, cioè di capire oggi che fine farà il nostro welfare e quale sarà il contributo che intendiamo offrire come terzo settore, come volontariato. L'altra area che ci sta molto a cuore è quest'area del volontariato nelle carceri. Terzo ambito, non potrebbe essere altrimenti, anche il tema delle riforme legislative. Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.